il modo in cui è stato reso il personaggio di Rasputin, parlo al plurale perché per il mio personaggio è il risultato di, credo, di tre variabili essenzialmente, di cui la principale probabilmente, non so se la principale, ma insomma una molto importante sono io, davo la faccia e la fisicità, i movimenti dello spazio. Poi c'era la voce, che non ero io, ma era Francesco Pannofino, famosissimo e bravissimo attore, nonché ottimo doppiatore, e a cui ho avuto l'onore, insomma, di prestare la mia faccia. E poi la terza variabile è il regista, chiaramente. Io credo che le idee del regista, di Luis Nero, fossero chiare. E comunque l'impianto di tutto il film, a prescindere dal personaggio di Rasputin, era un impianto apparentemente asettico, cronachistico. Quindi si trattava per volontà del regista, di una recitazione anch'essa abbastanza asettica. Io ho tentato di fare o il meno possibile, o in alcune volte invece di fare forse il più possibile. Già un po' di cose le sapevo, altre ne ho lette sulla storia di Rasputin. E poi forse un'altra cosa che mi è stata utile è stata quella di aver avuto a che fare con persone legate ad ordini o percorsi spirituali di un certo tipo. Io ho vissuto, ho passato molto tempo e continuo a passarne, anche se di meno, in paesi asiatici e in Medio Oriente. Un po' di anni fa andai a fare un lavoro e a vedere il Kumbh Mela. È una festa che consiste, così in poche parole, nella adunata di milioni di fedeli da tutto il subcontinente e da decine di migliaia di sadhu, quelli che comunemente detti santoni. Ecco, aveva avuto a che fare con loro. Probabilmente è stato anche una fonte di ispirazione per il personaggio di Rasputin, che è un personaggio ambiguo e complesso, come ambigui e complessi sono le figure di questi santoni, a qualsiasi religione appartengano, perché la verità non è una sola. I cosiddetti illuminati per definizione sono illuminati, ma hanno senz'altro anche delle zone oscure, e credo che Rasputin fosse essenzialmente questo, un uomo, probabilmente sarà stato anche un illuminato, probabilmente era pieno di zone d'ombra, di molte zone d'ombra, ed era sicuramente un uomo in cui l'aspetto carnale, sensuale e quello spirituale avevano una pari importanza, e alle volte si facevano la guerra e altre volte collaboravano. E quindi, insomma, diciamo che si tratta di una materia interessante da cui pescare sicuramente per il personaggio. E il rapporto con Luis Nero, con il regista, è stato buono, direi sicuramente, perché dopo una chiacchierata, una discussione sulle linee generali di recitazione delle linee del film, non è più intervenuto più di tanto. Io penso che lui abbia, una volta scelto l'attore principale, una volta fatta la sua scelta, una volta fatte le sue valutazioni, questo gli è stato sufficiente, nel senso, poi forse aveva visto anche altri lavori che avevo fatto, e quindi questo è stato abbastanza. Non mi sono sentito molto diretto, mi sono sentito seguito sicuramente, ma non tanto diretto, evidentemente perché comunque le impostazioni che avevamo condiviso all'inizio poi in qualche modo erano state rispettate. Il rapporto con il resto della troupe anche è stato buono, molto buono. Si trattava di un gruppo di persone, alcune con grande esperienza, come lo scenografo, l'art director Vincenzo Fiorito, che ha fatto un lavoro eccezionale. I ragazzi invece, alcuni di questi anche alle prime armi,
e tutti, però con tutti quanti, avevano una motivazione notevole, un entusiasmo e soprattutto una infaticabilità rispetto agli orari estenuanti intrapresi e portati a termine. Io amo recitare, ma non sono propriamente un attore. Il mio lavoro è fare il regista. Non essendo un attore tout court e a tutti gli effetti, mi permetto il lusso di scegliermi solo ed esclusivamente quello che mi interessa di più. E mi deve interessare, altrimenti non lo faccio. E deve essere anche un ruolo che io sento nelle mie corde, corde che sono, credo, intonate ma limitate. E quindi, ecco, deve essere qualcosa che mi si confaccia. E rispetto a Rasputin, non potevo dire di no, perché l'idea di base di lui, Snero, era interessante. Era una specie di film documentario, non documentario, ma film sperimentale, visuale, grafico, visionario. Quindi diciamo una scocca, un contenitore molto curato dal punto di vista estetico, ma un contenuto quasi documentaristico, insomma, quasi una cronaca dell'epoca. E il personaggio, insomma, il personaggio Rasputin è un personaggio che comunque mi ha sempre affascinato. Non è possibile dire di no. E il cinema italiano lo vedo molto, molto, molto male. Non malissimo, nel senso che fino a poco tempo fa avrei detto malissimo, malissimo. Adesso lo vedo molto male, preferisco essere realista, cioè proprio una cosa che mi dà molto fastidio è sentire alcuni addetti ai lavori o politici, insomma, o che sbandierano da anni la rinascita del cinema italiano e non è oggettivamente vero, per me non è assolutamente vero, perché è vero che negli ultimi anni sono usciti fuori dei registi e dei film molto belli, molto molto belli, ma dal punto di vista numerico, statistico, economico, il cinema italiano praticamente non esiste, non sussiste proprio, non esiste fuori dall'Italia. Ma anche all'interno della nazione, se noi contiamo quanti film vengono prodotti all'anno e soprattutto quanti bei film o film interessanti vengano prodotti o vengano distribuiti, se noi dobbiamo basarci su questi numeri, il cinema italiano sta malissimo, malissimo. Io credo ci sia poca fantasia, poco coraggio, sia dal punto di vista autoriale. E non ne parliamo dal punto di vista distributivo, produttivo, non ne parliamo proprio, senza contare tutta la questione legata ai finanziamenti, allo Stato, alla politica, anche perché poi non si riesce a capire, non si riesce, cioè non si riesce a capire, non si vuole capire probabilmente che comunque la qualità genera anche denaro. E la cultura, adesso frase, insomma, parola abusata e quasi insomma, difficile da ripetere, insomma, la cultura, anche se veicolata, utilizzata e gestita in un certo modo, è una risorsa economica enorme, contando poi che stiamo parlando, appunto, come sempre si dice, ma è vero, dell'Italia, no? Che l'Italia alla fine quello c'ha, non è che c'ha tanto di più, ma quello sarebbe già tantissimo.